Ciao a tutti amici, siamo qua oggi con il candidato alle regionali Chicco Iacobucci. Sono qua che è un amico sicuramente, ma più che un amico è un fratello. Una persona con una parola sola, una persona che quando discute, quando parla, quando ci mette la passione, il fine è quello di raggiungere l'obiettivo. Questa cosa amo tantissimo di lui e per questo oggi sono qua a dirvi che Francesco Mauro, capogruppo in Consiglio Comunale a Ventimiglia e coordinatore del Circolo di Ventimiglia di Fratelli d'Italia, appoggia appieno Massimiliano Iacobucci nella sua campagna elettorale per le regionali del 2020, che si terranno domenica e lunedì prossimi. Grazie Francesco, grazie soprattutto per tutto quello che fai nel comune di Ventimiglia come capogruppo, ma anche come rappresentante di Fratelli d'Italia in questa città. Io sono molto legato a te, ma sono anche molto legato a questa città che è molto vicina a casa mia, dove lavoro, dove ho studiato, dove ho fatto tantissime cose, dove intendo dedicare buona parte del mio impegno amministrativo qualora fossi eletto nel Consiglio regionale della Liguria. È una città importante, di confine, che vede nel proprio futuro diversi investimenti proprio infrastrutturali, con una buona amministrazione del sindaco Scullino e della vostra maggioranza, che sta mettendo veramente in riga tante cose che erano scritte nei vari programmi della città ma mai realizzate, oggi si stanno realizzando. Quindi con un buon rapporto con la regione, con un buon rapporto con il Consiglio regionale, sicuramente la città di Ventimiglia ne avrebbe un giovamento. Quindi la mia candidatura è una candidatura che vuole essere dedicata al territorio, a tutto il territorio, da Diano Marina a Ventimiglia e quindi anche alla nostra cara città che ci ospita oggi per questo intervento, al quale non negherò il mio impegno, la mia passione e soprattutto i risultati, perché l'impegno e la passione senza risultati non servono a niente. Quindi insieme, caro Francesco, insieme a te, insieme agli amici di Fratelli d'Italia, insieme al sindaco Scullino, se come penso i cittadini ci daranno il consenso per vincere, se generosamente vorranno eleggere anche il sottoscritto, sarà un lungo periodo di collaborazione e di nuova ricchezza per il nostro estremo opponente ligure. Grazie, ci vediamo il 20 e 21 di questo mese, quindi domenica e lunedì prossimo, una croce su Fratelli d'Italia, scrivete Iacobucci e non ve ne pentirete.